Questa sera cosa guardiamo questa sera guarderemo come invocare un, um, un back end quindi come recuperire le informazioni come salvare le informazioni come praticamente angular gestisce eh, tutto quello che riguarda praticamente la comunicazione verso un back end quindi la comunicazione verso delle api e per questo ho preparato un'applicazione, quindi spero che questa sera proprio ci divertiamo assieme, perché, perché ho creato nel tempo libero un'applicazione che andremo a, appunto a sistemare e andremo poi ad invocare un servizio di backend fatto in .NET Core, non l'ho fatto io, e perché praticamente ho trovato in internet, non so se lo conoscevate, un progetto che si chiama Conduit, dove praticamente dato delle specifiche, vengono creati diversi back-end diversi front-end un po' anche per comparazione per verificare anche la semplicità di, eh, di sviluppo e anche magari per, per benchmark a dire il vero i benchmark sono un po' fermi però insomma mi sembrava utile poter continuare a, a, a vedere come eh, e come, come si sviluppa insomma quindi ho fatto finta di essere eh, lo sviluppatore html quindi ho preparato tutto lo scheletro ovviamente non sono stato uno sviluppatore html molto bravo e quindi qualche pezzo l'ho lasciato eh, diciamo da sistemare così lo sistemiamo insieme e vedremo assieme come, come sistemarlo spero vi piaccia questa idea anche come modalità insomma per imparare a ad attaccarci praticamente le, le client http quindi Bando alle ciance, bando alle chance, andiamo a collegarci alla nostra macchina. Dovreste riuscire a vedere, mi sentite bene, quindi possiamo iniziare. Allora, il nostro back-end l'ho già lanciato, come vedete da. Quindi è un'applicazione net eh, su DB SQLite. Non volevo installare troppe cose, quindi eh, non ho fatto nient'altro che scaricare dal progetto GitHub questo client, lanciarlo e configurarlo per SQLite. Qui, questa volta, non andremo a creare l'HTML perché questo sviluppatore ipotetico l'ha già creato per noi e quindi andiamo a fare un NGS. Peraltro, ha cercato di suddividerlo, andiamo a vedere. In Components dove ha creato leader il footer e le varie pagine. Quindi ha cercato un attimino di essere: diciamo di farlo in angular style, ok. Non ci è riuscito molto, quindi dovremo eh, un po' sistemarlo. Detto questo, possiamo andare avanti, andiamo a vedere la pagina come il risultato. Eccola qui, questa è l'applicazione. Che andremo a realizzare ora qui tutti questi dati sono nient'altro che moccati quindi non c'è nessuna invocazione verso il back end non c'è nessuna chiamata non c'è nulla quindi dovremo andare a modificare queste pagine per poterle attaccare appunto al servizio back end che è, abbiamo già pronto che è un back-endista preparato per noi se andiamo a vedere l'app component e Vedete, ci sono tutti i componenti. Allora, il routing ancora non l'abbiamo fatto quindi mercoledì andremo a fare il routing e, e andremo a modificare sempre questa pagina in maniera tale da poter eh, navigare come single page application. Come vedete, questa è la home page. Se commento: se commento questo componente e ci metto questo. Quindi, questa è la home page. Se salvo, questo è, è praticamente il sign up quindi la registrazione, questo è il dettaglio di un singolo post, nel caso in cui eh, qui abbiamo eh, un utente che è registrato, può creare un nuovo post, infine abbiamo il profilo dell'utente collegato, se andiamo a commentare, andiamo a vedere i settings, eccolo qui. Qui abbiamo i settaggi del profilo. Allora non andremo a creare, non credo che ci sarà il tempo per poter implementare tutte queste pagine, però iniziamo sicuramente dalla home page. Quindi andiamo a riattivare questo. E questa è la home page. La prima cosa che eh, possiamo fare, ovviamente, è quello di creare dei servizi partendo da questa schermata allora ritorniamo alla nostra ok anzi togliamo proprio via il faccione così vediamo tutti quanti eh, quello che stiamo per andare a creare allora la prima cosa che andiamo a fare andiamo a vedere un attimo il nostro backend dove sta il nostro backend visto che è fatto in dotnet core facciamo localhost sulla porta 5000 ovviamente il 5000 così, non da niente, però il backendista è stato bravo e ci ha messo a disposizione lo Swagger. Ecco, una cosa che vi raccomando, che al backendista bene o male costa poco è quello di farvi dare lo Swagger, perché dallo Swagger possiamo andare a vedere, ad esempio, in questo caso andiamo a vedere la lista degli articoli, se io faccio try it out, faccio execute. Ecco, qui abbiamo il nostro response. Quindi Tramite Swogger possiamo andare a invocare direttamente l'API senza dover magari installare postman o altri tool. Certo con Postman possiamo fare molte più cose che magari lo Swogger, soprattutto se non è ben configurato, non ci permette di fare. Ma vedremo nel corso della serata che lo Swogger non ci torna utile soltanto per invocare l'API, ma anche per creare, ad esempio, i model. E dopo lo vedremo. La prima cosa quindi che andiamo a fare, visto che questa chiamata, che se noi andiamo a aprire un altro browser, ci dà un JSON, come potete vedere, la prima cosa che andiamo a fare è creare un nuovo servizio. Quindi, qui, insieme con le pages e i components, come vi ho già fatto vedere, questo è il mio modus operandi, ma ovviamente questa è una situazione per applicazioni abbastanza semplice. Poi, per applicazioni più complesse la struttura potrebbe variare. Intanto vi faccio vedere un modo. Qui creiamo un folder chiamato Services e al suo interno chiameremo, visto che l'API si chiama Article Service, vedete qui, sono strutturate in maniera tale, vedete, Article, Profile, Stacks, User, Users, ok. Quindi andremo a creare Article.Service. Punto ts e qui andremo a invocare il nostro primo servizio. Se avete installato eh, a ah, service i plugin su Visual Studio Code che vi dicevo no, di installare questo plugin, che è nient'altro che una raccolta di plugin, avete anche questi snippets. Quindi se lo rifacciamo, ve lo faccio rivedere a ah, meno http. A-service ah, HTTP Client crea automaticamente un service provided in root e con l'HTTP Client qui in questo momento lo chiamiamo Article Service. Come potete vedere, ci crea un servizio con questo HTTP Client. Che cos'è l'HTTP Client? È una classe che ci permette di invocare i servizi di backend. Ovviamente non basta solo questo perché oltre a, a iniettarlo, quindi se adesso io provo a salvare, ovviamente non fa niente, lo andiamo in questo momento ad agganciare al nostro, alla nostra pagina che è home page, l'andiamo ad attaccare e quindi lo rendiamo un private, quindi article service uguale inject. Article Service. Se vi ricordate, nella lezione dei servizi, questo era un modo per poterlo invocare per poter iniettare il servizio automaticamente all'interno di un componente. Salviamo. Andiamo a vedere il nostro progetto, forse c'è qualcosa che non va. Andiamo a vedere la console e vedremo che abbiamo il primo errore. Qui ci dice. E non riesce ad iniettare l'HTTP client perché? Perché per poter, diciamo, eh, iniettare l'HTTP client, quindi rendere disponibile alla nostra applicazione la classe HTTP client, dobbiamo nella configurazione qui nell'app config dove c'è provider root, digli, digli se ci riesco, provider provide provide ah, HTTP client, vedete che ce lo suggerisce. Nel momento in cui diciamo che di fare anche questo, a questo punto l'errore scompare. Che cosa significa questa cosa? Il provide l'abbiamo già visti, non è nient'altro che dire di assegnare a questa applicazione anche la classe HTTP client e anche altre cose che dopo andremo a vederle. Quindi, per poter usare l'HTTP client, dovremmo andare nella nostra configurazione e gli provide HTTP client senza questa non funziona nei vecchi eh, nelle vecchie versioni di Angular si doveva importare nel modulo di root nel eh, modulo root praticamente sempre l'HTTP client però siamo in Angular 17 quindi ve lo faccio vedere come standalone components come si inietta l'HTTP client una volta che l'abbiamo iniettato, andiamo a creare il nostro primo metodo. Quindi, getArticles. Due punti, due punti in questo momento lo ignoriamo. Quindi, dobbiamo andare a fare l'invocazione. Se andiamo a vedere qui, per andare a invocare ci serve questo indirizzo http. Quindi, facciamo return this.httpclient. E qui vedete questa classe ci dà tutta un assieme di, di metodi come la delete, la get, l'ED e via dicendo. In questo caso, siccome dobbiamo recuperare i dati, andiamo a fare una get. Il primo parametro è l'URL string, quindi andiamo a mettere questo URL. Che cosa ci ridà questo get? Se andiamo a vedere come ritorno abbiamo un observable. È vero ci sono 14 overload, ma generalmente ci facciamo ritornare un observable. Quindi, quello che abbiamo visto in RXJS, se ve lo ricordate, se non l'avete visto andatelo a vedere, praticamente ci torna utile soprattutto quando andremo a fare le chiamate HTTP. Quindi, questo metodo ci ritorna il JSON dei, degli articoli, andiamo a questo punto ad invocarlo. Andiamo a creare l'Implements on Init, aggiungiamo il metodo onInit on init e a questo punto qui facciamo this article service getArticles. Ovviamente se lo faccio così, guardate, non succede nulla, non, non stampa nulla perché se vi ricordate vedete non viene nemmeno non so se non ve l'ho mai fatto vedere. Se voi aprite questi puntini, questo ce l'avete su tutti i browser. Altri strumenti, strumenti per sviluppatori. Appare questa casella. Qui potete fare ad esempio la visualizzazione se volete per mobile, ad esempio se volete andare a vedere come risulta la vostra applicazione per mobile. Oppure qui abbiamo elements per andare a vedere i vari elementi HTML. Vedete, mi dice che cosa c'è qual è l'elemento HTML e poi qui abbiamo sia gli style applicati sia il risultato finale perché come ben sapete ehm, gli style CSS vanno in cascata, quindi ad esempio questo stile viene sovrascritto da quest'altro e questo vince su questo, no? Quindi qui abbiamo il computed, quindi il risultato finale. E, vabbè, poi abbiamo altre, altre cose, però quello che ci interessa di più è styles e computed, ok? E un tab qui interessante, c'è cioè l'elements che ci fa vedere l'HTML risultato, il risultato HTML, la console, e quindi ci dice la console di debug nel caso in cui scriviamo qualcosa a console, i sorgenti, in questo caso quando abbiamo un'applicazione Angular ci farà vedere il sorgente ts c'è un file come che funziona noi abbiamo un TypeScript viene compilato in JavaScript c'è un file.map in fase di sviluppo che fa il match tra quello che c'è in JavaScript e il sorgente TypeScript per questo motivo quando andiamo a sviluppare solitamente il compilato quindi il javascript è molto più grande perché contiene anche tutte queste informazioni quindi di mapping tra il sorgente ts e, e um, il risultato se andiamo a compilare in produzione non lo vedremo questa sera vedrete che eh, i javascript sono molto più piccoli nella casella network qui abbiamo tutte le chiamate http che vengono fatte se mettiamo all ad esempio ci fa vedere tutto quello che viene caricato, quindi i CSS, i JavaScript, eh, i sorgenti per farli vedere, i vari chunk, le immagini e via dicendo. Ora, nel network, quando andiamo a fare una chiamata HTTP, quello che ci torna utile è filtrare tutte le chiamate per fetch xHR. Okay. Questo è il modo, per, è il modo eh, per filtrare tutte le chiamate fatte verso il backend, tutte le chiamate Ajax. Ovviamente noi potremo vedere tutti i JavaScript, tutte le immagini, vedete, filtra tutte le immagini o possiamo filtrare per le chiamate HTTP. In questo caso non ce n'è nemmeno una. Quindi significa che anche se ho invocato il metodo non fa niente. Perché? Perché questo è un observable, quindi devo sottoscriverlo. Quindi facciamo appunto subscribe. A questo punto, nel next risultato andiamo a stamparlo a console console.log risultato andiamo a salvare e adesso vedete ha fatto la prima chiamata http verso il backend se andiamo a cliccare qui nella console espandiamo un attimo così vi faccio vedere la console di Chrome cosa fa vedere? Ci dice che il request URL è questo. Il metodo è il GET. Lo status code è 200. Quindi significa che è andata bene la chiamata. Ci si dà altre informazioni. Ora soprassediamo perché andare a vederle tutte è un po', un po noioso. E questa è la risposta. Ora in preview ci formata l'oggetto. Come potete vedere, io posso espanderlo per andare a vedere che cosa c'è. Nella response invece ci dà proprio il JavaScript, come se avessimo fatto questa chiamata, ok, direttamente da HTTP. Quindi nella response possiamo anche copiarla, volendo, nella preview invece, vedete, l'abbiamo strutturata con una visualizzazione diciamo ad albero, quindi sto vedendo effettivamente l'oggetto. Poi vabbè ci sono altre altre due tab di informazioni magari può interessarvi il timing per vedere quanto tempo ha impiegato la risposta però non è in questo momento eh, motivo di studio di, questo, di questa serata. ok? Quindi se avete necessità ad esempio di ispezionare il risultato che vi arriva dall'http questa è la preview e questa è la response. Andiamo a vedere la console visto che avevamo stampato console.log questa istruzione. Eccola qua. Abbiamo fatto console il risultato. Come vedete, qui ci dice qual è il sorgente che ha eh, stampato a console, quindi on page component la linea 17 se andiamo a cliccare, peraltro ci porta al sorgente. Questa è una cosa molto carina che hanno fatto gli sviluppatori di Angular e qui se lo espandiamo avremo come la preview. Questo perché ho stampato console log risultato. E quindi ritorniamo nel nostro, ci mm, sì, togliamo via questa cosa, come vedete comunque sia viene stampato video tutto il JSON, come vi dicevo sia quando facevamo Reactive Form facevo il pipe JSON per andare a vedere il JSON stampato all'interno della mia pagina, in questo caso non ci serve perché l'abbiamo stampato nella, nella console e quindi non, non, non ci serve. Ovviamente, così il nostro risultato è un oggetto. E allora tanti qui fanno observable. Tieni. A questo punto il risultato non cambia perché lo vedo stampato qui, però diciamo che fatto in questo modo funziona, ma non abbiamo il tipo di oggetto, che dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente dirgli guarda, http client: quello che ritorna da questa GET è un oggetto. Andiamo a creare questo oggetto. Cosa si fa solitamente? Io qui creo un nuovo folder che chiameremo models e creeremo una interfaccia article.model.ts. Ora qui c'è chi lo chiama come model, lo chiama come DTO, DTO sta per Data Transfer Object, solitamente i backendisti lo chiamano DTO, no? Per differenziarlo dalle entity, le entity sono gli oggetti che comunicano direttamente, gli oggetti che comunicano, vabbè, fatemi passare il termine, gli oggetti che comunicano con il database, in realtà non sono gli oggetti che comunicano il database, ma sono delle classi che rappresentano una tabella di database, mentre il DTO è quello che un backend dovrebbe ritornare al frontend. Perché si fa questa distinzione? Perché magari l'entity che si riferisce a una tabella ha dei riferimenti circolari, invece il DTO i riferimenti circolari non li deve avere. Ok? Quindi e poi magari in determinate situazioni non occorre avere tutta l'entity esposta, ma magari soltanto poche informazioni. Ora, questo articolo andando a prendere il risultato del network quindi andiamo a vedere il risultato, questo qui, vediamo se riesco. Se ci riesco, eh, perché le freccette <ride> non vogliono farsi vedere. Ecco, vedete, questo è un oggetto. Andiamo a vederlo così. La prima property è article count. count. Okay. Quindi creiamo un'interfaccia. Quindi, cos'è un'interfaccia? È un contratto. Possiamo chiamarla come article CTO. E quindi la prima property che abbiamo è articles count. Articles count. Di che tipo è? Un number. Perché vediamo qui che è un number. Quindi number. L'interfaccia è un contratto, quindi non fa trasformazioni. Se cambio il tipo di una proprietà dell'oggetto, per esempio un bool al posto di un number, quando fai la get va in errore? No! Perché è un contratto. Quindi questo contratto... Guarda, facciamo subito... Intanto fammi passare questo esempio e poi proviamo a cambiarlo in bool. Ok? Ora, abbiamo articleDTO. Qui nella get diciamo che il tipo che ritornerà a questa observable è questo articleDTO. Ovviamente devo importarlo. Qui adesso mi dà un errore perché mi dice: Guarda, che questa get mi dà un oggetto, ma invece tu vuoi un article DTO. Questa get in realtà è un generic. E qui posso metterci article DTO. Salviamo, andiamo a vedere la console. Facciamo anche un refresh. Come vedete, il risultato a console è sempre la stessa, non è cambiato, ma Nell'HTML, ne, nel controller, qui intanto posso dirgli che è un article DTO. Qui mi dice guarda che non c'è l'inizializzatore. Mm? Quindi in questo caso sovrascriviamo questo mettendoci un punto esclamativo, di, dicendogli: Guarda, non ti preoccupare, questo è uno dei motivi, Lorenzo, ad esempio, del perché tanti mettono la chiamata GET sul costruttore. Perché ad esempio, vabbè non è proprio questo il caso, perché ad esempio mettendo una variabile di inizializzazione potremmo fare che articoli è uguale a un oggetto vuoto, mettendogli che article council è 0. Come vedi articoli qui è, non, non va più in errore. A noi questo non serve e mettiamo un punto esclamativo perché verrà inizializzato nella legge init. Quindi articoli andiamo a salvare. E come vedete, comunque sia in console, mi fa vedere tutto, tutto quello che viene in risposta, nonostante sia qui. E nonostante il risultato, se vedete, mi dice che è di tipo article DTO. Ma l'interfaccia che serve allora? Perché andiamo a impegnarci a fare l'interfaccia? Per un motivo molto semplice: perché se adesso qui nella, nostra, nella parte HTML. Vogliamo far vedere, ad esempio qui sul titolo, quanti sono gli elementi di articolo? Andiamo a fare col data binding articoli, punto, articoli count. Se salvo, a questo punto, ecco, sapevo, andiamo a metterci un punto di domanda, vedete che mi salta fuori 8. Però potreste chiedermi, vabbè, eh, che cosa cambiato assolutamente nulla ma se il backendista a un certo punto si rende conto che article count è sbagliato non torna giusto lo vuole cambiare lo vuole mettere da qualche altra parte questa interfaccia ci salverà perché perché supponiamo che l'abbia chiamato article count 1 salvo ci va in errore come vi dicevo, e come ve l'ho detto sempre come un mantra, preferisco avere un errore di compilazione che un errore a runtime. Se avevo Any, questo errore non l'avrei beccato. Non ci costa tanto fare l'interfaccia, perché vi farò vedere due modi per creare l'interfaccia molto velocemente. E vi faccio vedere il primo. Andiamo a vedere il network. Andiamo a vedere.